Bella a tutti, regà, bentornati dai cugini di Campania in un nuovo video. In questo breve video parleremo di Argentina-Croazia, partita che si è svolta ieri sera tra Argentina e Croazia, che si è conclusa per 3-0 in favore della Croazia, che ha giocato un'ottima partita in rispetto all'Argentina, che è stata veramente poca roba. L'Argentina dimostra come veramente sia una nazionale che non ha giocatori veramente competenti al di fuori dell'attacco, a mio avviso sempre. La difesa non mi è per nulla piaciuta, neanche il centrocampo, soprattutto il centrocampo. In attacco praticamente solo Agüero. Messi purtroppo devo dire che ha deluso, ma secondo me non per via delle sue qualità, ma per via del suo ruolo che secondo me gli ha dato San Paolo, ovvero di regista, mezzo regista, perché stava sempre dietro. Sono d'accordo con Andrea, me l'ha detto ieri sera che non era d'accordo con questa scelta, neanche io, perché ok, sa impostare molto bene, anche al Barcellona rimane spesso dietro, però deve tornare sempre ad aiutare i suoi compagni in attacco, a mio avviso, rimane troppo dietro. Per il suo stile di gioco, tutto questo è naturalmente colpa del CT San Paoli, che ormai si appresta a diventare uno dei CT più ricordati, naturalmente negativamente, nella storia della selezione argentina, che ormai praticamente ha veramente poche, poche, poche speranze, perché oggi l'Islanda giocherà contro la Nigeria. Poi l'Argentina dovrà giocare contro la Nigeria, anche l'Argentina, e la Croazia dovrà affrontare l'Islanda. Se oggi l'Islanda non vincerà, ci saranno altre opportunità per l'Argentina, a mio avviso. Però nel caso di vittoria islandese sarebbe veramente, a mio avviso, quasi impossibile, se non impossibile. Allora, commentiamo i gol, che a sbloccare la gara è stato il gol verso il 50° di Rebic. Naturalmente è stato Willy Caballero a dargliela, a spianargli la strada verso il gol, dato che ha sbagliato un mezzo rinvio, un passaggetto, un pallonettino verso il terzino, verso il difensore Mercado. Rebic l'ha presa di stop, no, neanche stop, al volo, bellissima coordinazione. Ha superato Willy Caballero, che si è disperato giustamente e verrà ricordato sicuramente come un portiere mediocre, dato che lo è, a mio avviso non è un gran portiere, anzi secondo me dovrebbe giocare con l'Armani in panchina, dato che comunque ricordiamoci che Romero è infortunato purtroppo per l'Argentina. Poi la partita è cambiata definitivamente dall'80°, dove Modric ha trovato un grandissimo gol da fuori, un grandissimo gol di destro, che praticamente ha concluso e ha fatto finire le speranze dell'Argentina, che si è riversata tutto all'attacco e ha preso il gol al 91° su ripartenza di gol di Rakitic, un 3 contro 1. Ci poteva stare prendere un gol del genere, l'ho detto ad Andrea. Ci può stare prendere un gol al 91° perché devi cercare il tutto per tutto. Comunque, questa partita ci fa veramente riflettere come questi mondiali possano rivoluzionare, a mio avviso, la nostra idea sulle varie nazionali, dato che comunque hanno perso grandi nazionali, anche la Germania, l'Argentina rischia veramente di uscire, quindi questi sono dei mondiali veramente strani. Comunque volevo dirvi che Andrea non c'è perché io sto a casa sua. E Andrea è andato a fare un corso di medicina, quindi sono da solo. Comunque, dopo ci rivedremo e probabilmente faremo uscire nuovi video. Mi raccomando, link in descrizione Instagram, like, iscrizione. Grazie a tutti, bella a tutti, ragazzi.